l'agguato al povero Gianfranco. Con chi si doveva incontrare quella sera, nottetempo, Gianfranco, che invece era in famiglia fino a pochi minuti prima, che poi appunto è uscito dicendo che aveva un appuntamento. Gli inquirenti e anche il tribunale, che ha già emesso una condanna a 28 anni di carcere, non hanno dubbi. Gianfranco Magia quella sera si è incontrato con Alberto Saba, che adesso stiamo appunto vedendo in questa foto. Però Alberto Saba è stato condannato a 28 anni quando lui era ancora contumace. E quindi sulla base di questo fatto, sulla base del fatto che lui non era presente al processo perché appunto era latitante, una legge italiana in un certo senso, ma poi ce lo spiegherà meglio il collega Morbelli, impedisce adesso ad Alberto Saba, che è stato catturato alla fine di gennaio del 1992, impedisce che ci sia un processo di appello. Però ci sono, vi dicevo, alcuni interrogativi intorno a questa vicenda. La prima domanda è: chi ha protetto la latitanza di Alberto Saba, che è durata quasi 2 anni? Il secondo interrogativo: l'assassino era uno solo oppure i killer erano più di uno? E la terza questione è sul movente del delitto. Loschi, si è detto, ma certamente improvvisati traffici di armi o di droga, oppure c'è qualcosa d'altro, ci sono altri moventi. Colleghiamoci quindi con il collega Enrico Morbelli per capire bene come sono andate le cose e per chiarire insieme anche questi interrogativi. Enrico, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi tutti dalla piazza principale di Carbonia, questa è Piazza Roma, e finalmente è tornato un pizzico di sereno dopo una giornata di pioggia. È passato poco più di un anno da quando Alberto Saba è stato arrestato, è stato catturato in un ovile a metà strada fra Dorgali e Oliena, in provincia di Nuoro, quindi piuttosto lontano da qui. Era assieme a due pastori che sono stati arrestati e sono stati poi portati in carcere per favoreggiamento. E questa è la prima risposta ai 3 interrogativi posti da Piero Vigorelli. Chi ha protetto la lunga latitanza di Alberto Saba? E quindi pare che ci sia stato il solito giro di pastori, di persone che vivono normalmente sole, che lo hanno aiutato per quella solidarietà che è fra le genti della montagna, fra la gente dei boschi, fra le genti del che si occupano di pastorizia. E è successo che per 3 giorni la polizia, la squadra apposita della questura di Nuoro, ha tenuto sotto controllo quell'ovile. E poi, ripeto, era il 27 gennaio del 1992, quindi poco più di un anno fa, Alberto Saba è stato catturato. Il Saba era già stato condannato durante i 16 mesi in cui era rimasto latitante, era stato condannato a 28 anni di carcere. Ora, un omicidio, 28 anni di carcere è forse una sentenza ineccepibile, ma per chi come noi sta girando l'Italia tutti i giorni e vede delle sentenze che sono molto ma molto più tenui, forse in assoluto la sentenza è giusta, ma paragonata alle altre sentenze appare forse sproporzionata. Questa soprattutto è la chiave sulla quale tenta di battersi l'avvocato Guiso, il quale si trova di fronte a una ben difficile situazione. Alberto Saba è l'unico, forse l'unico, detenuto in Italia che non abbia goduto del processo d'appello, perché la sentenza è passata in giudicato, in quanto la legge, una legge che era stata fatta proprio a favore di chi è latitante, prevede che l'appello possa essere fatto o dal diretto interessato oppure da chi ha una procura speciale. La procura speciale in questo caso doveva essere stata firmata dal Saba presso un notaio, oppure il notaio doveva andare nell'ovile. Quindi si è tramutata questa, che era una legge a favore di quanti fuggono, si è invece tramutata in una legge capestro per costoro, cioè si è tornati quasi al diritto dei tempi dei Borboni, durante il lungo regno dei Borboni era vietato a chi era latitante chiedere l'appello. E questa è una anomalia. Questa è l'anomalia sulla quale si basa tutta la storia che adesso noi andiamo a ricostruire
assieme al collega Mantega, che è un giornalista dell'Unione Sarda e col quale vogliamo vedere le immagini che abbiamo preso alla RAI di Cagliari, che ricordano quei giorni. Era per l'esattezza il 28 di settembre del 1990 e eravamo in questa zona che voi già avete visto nelle immagini precedenti da studio. Questa è la zona della Madonnina, che è il valico che da Carbonia porta in un'altra valle. Quale valle? Verso Perdagios, il Basso Sulcis praticamente, i centri di Perdagios, Nugis, Narcao. Nugis il centro dove, nel paese nel quale abitava il Saba, l'assassino, il presunto assassino perlomeno. Questo, vedete, è la macchina che Gianfranco Maggia aveva nascosto in questa località, che è proprio confinante alla strada, la strada nella quale a quell'ora, era mezzanotte, non passava nessuno. Quindi l'omicidio, i ben 18 colpi che hanno sfigurato il volto. Ecco, qui vedete il cadavere di Paolo Giammai, vedete un tatuaggio che poi la sorella ci racconterà dove e quando gli era stato fatto. E bene, questo è avvenuto in piena notte e nessuno lì per lì si è accorto di nulla. La mattina dopo il cadavere venne rinvenuto da un automobilista, erano le prime luci dell'alba, ha chiamato le forze dell'ordine e quindi sono scattate le indagini. Indagini che nel giro di 48 ore hanno portato all'identificazione dell'omicidio nella persona di Alberto Saba. Come ha fatto la polizia in così poco tempo? Allora, la chiave di tutto della soluzione del giallo è stata questa. La ricostruzione della polizia, che poi è stata anche quella accreditata dalla sentenza dai giudici del tribunale, prevede una successione di fatti in questi termini. Mentre Saba fugge dal posto, quando subito dopo aver compiuto l'omicidio inforca la sua motoretta per rientrare a Nugis, dove abitava appunto, si mette sulla strada provinciale. A questo punto va a finire quasi sotto una macchina che sta arrivando, procede da Carbonia verso Perdagios. Questa macchina lo segue perché il giovane a bordo della moto va abbastanza veloce, quindi l'automobilista non riesce a superarlo e lo segue fino a Perdagios, diciamo per un 6 o 7 chilometri. Nota anche che il motociclista si sbarazza di uno zainetto che butta via ai bordi della strada. Dopodiché a Perdagios si inoltra, imbocca una stradina di campagna. Questo automobilista era un poliziotto, che un agente di PS che smontava dal suo turno di lavoro al commissariato di Carbonia e rientrava appunto nel Basso Sulcis dove abita. Come ha fatto a riconoscere nella persona che di notte stava su questa motoretta, come ha fatto a riconoscere il Saba? Ecco, perché già era conosciuto il Saba alle forze dell'ordine? Il Saba era già conosciuto alle forze dell'ordine perché aveva avuto una condanna per un fucile, il porto senza licenza di un fucile. Però diciamo che riconosce sia la motoretta che gli indumenti che indossava questo giovane. La sua presenza lì in quel punto viene ricollegata poi sentendo gli amici della vittima di Maggia, quando questi dicono che il pomeriggio precedente all'omicidio Maggia si è incontrato proprio con Saba, che anzi Saba è andato a casa sua, hanno parlato e probabilmente è a quel punto che hanno concordato l'appuntamento di mezzanotte nella radura della Madonnina. Sandro, dopo torneremo su questo argomento e vedremo per quale motivo si erano incontrati, si erano dati appuntamento a mezzanotte, ripeto, mezzanotte tra venerdì e sabato. Venerdì era il 28, sabato il 29 di settembre del 1990. 28 anni di carcere per l'omicida di Gianfranco Maggia. Ma chi era Gianfranco Maggia? Abbiamo accennato prima che era un tossicodipendente, anzi un ex tossicodipendente. Se mi seguite andiamo a parlare con Romano Ollargiu. Romano Ollargiu è il responsabile dell'ALTE. L'ALTE è l'associazione lotta alle tossicodipendenze. Bene, voi che cosa avevate fatto per Maggia? Maggia l'abbiamo avvicinato quando frequentava i tossici, diciamo quando era tossicodipendente. L'abbiamo convinto di andare in una comunità terapeutica. Questo quanti anni prima dell'omicidio? Io parlo dell'87. Quindi 3 anni prima. Fine 87, ha fatto
una terapia di circa 18 mesi, è rientrato abbastanza recuperato. Anzi, com'era ridotto prima? Ecco, perché lei mi ha detto che quando è partito a un certo... Sì, aveva una presenza fisica molto ridotta, diciamo un 48-50 kg di peso. Ed è tornato? È tornato, io non l'ho riconosciuto, per dire il vero, si è fatto riconoscere lui, un giovane che sembrava un toro, cioè un 70 kg di peso, cioè ha cambiato totalmente. Poi... No, e volevo domandare... Dov'è che era andato a disintossicarsi? Voi siete... Siamo andati in una comunità terapeutica internazionale, una comunità laica dove opera internazionale. Lui poteva essere in Francia, potevano spostarlo in Francia o in Spagna. O... E lui dove andò, lo sa? No, questo non lo so. So che era un po' Francia e un po' Spagna. Sì, difatti alcune delle fotografie che vedrete nel corso del collegamento, alcune fotografie appunto di Gianfranco Magia, sono fotografie di quando si trovava in comunità. C'è una davanti a una fontana che mi pare che sia Montpellier, sia una località francese. Ecco, poi dopo mi ha detto che era passato dall'altra parte della barricata, cioè vi dava una mano. Sì, Gianfranco veniva spesso da noi, ci portava, diciamo, ragazzi che erano cascati nella sua stessa trappola della droga, e collaborava in qualche modo portando... Anche un fratello, eh? Sì, poi si era trainato anche il fratello, poi magari è partito dopo la morte di Gianfranco, però era già convinto dal fratello Gianfranco, diciamo, sarebbe Massimo, il fratellino piccolo. E ci sono due amici che vogliamo sentire, due amici, Renato Mei e Luigi Tocco, che sono appunto amici di Gianfranco. Mi metto in mezzo a voi, ecco così. E Renato, no, Luigi, Renato, lei mi ha raccontato questo pomeriggio che vi eravate visti quel giorno, cioè lei stava lavorando a casa sua. Cosa? A casa di Gianfranco. E che cosa faceva? Io stavo facendo il bagno nuovo. Dovrebbe parlare un pochettino. Il bagno nuovo gli ho demolito quello vecchio, gli ho fatto quello nuovo, poi tutte le mattine con lui, ero sempre dalla mattina alla sera con lui. Quindi lo conosceva bene? Sì, benissimo, Gianfranco. Ecco, ma Alberto Saba e Gianfranco Magia si conoscevano? Sì, si conoscevano un bel paio d'anni, solo che non si vedevano mai. Un paio di mesi prima di scendere questo qua, gli ha telefonato sto Saba, dicendogli di farsi vedere qua in piazza. Però quando gli ha telefonato non gli ha detto che era Saba, gli ha detto solo sono un tuo amico e basta. E lei come fa a stabilire che fosse Saba? Io la mattina ero andato a Gianfranco e Gianfranco me l'aveva detto che avevo ricevuto questa telefonata da questo tipo qua, non sapeva ancora che era Saba, però l'appuntamento era qua di fronte all'INAM. Poi sono andato anch'io, io sono venuto qua in centrale, vero? Io ho visto che c'era Saba con Gianfranco, stavano parlando in macchina. Quando sono arrivato io ero rimasto 2 minuti e andato via. Questo è il pomeriggio del 28 settembre? No. Qualche giorno prima? Non qualche giorno, 2 o 3 mesi prima di succedere questo fatto qua. Poi la sera, poi non sono più visto Gianfranco, mi sa che la sera di questo appuntamento qua è andato per far rivedere questa mitraglietta qua, sicuramente era. Poi niente, non sono più visto Gianfranco. Poi la sera... Sì, adesso qui andiamo proprio nel dettaglio che ha preceduto questo tragico appuntamento di mezzanotte. Però c'è una domanda ancora che le vorrei rivolgere, che riguarda il motivo del loro incontro. Si dovevano comprare e vendere una mitraglietta, una pistola? Cioè, adesso scusi, lei era amico di Gianfranco, ma perché Gianfranco c'aveva bisogno di una mitraglietta? Lui la comprava e la rivendeva, capito? Siccome era un affare, questa una mitraglietta così, un milione, comprare era un affare. E lui la rivendeva a 2-3 milioni, capito? Allora ci guadagnava qualcosa. No, scusi, sai, io non è un commercio in mitragliette, quindi no. Cioè, capita una mano, così la farei anch'io. Non è che... Cioè, allora, comprare una mitraglietta per 1 milione è un affare. Cioè, comprare un affare così per 1 milione è un affare, poi la rivende, ci guadagna qualcosa, capito? È così, ma a chi si rivende una mitraglietta a carbonio, scusi? Si trova qualcuno che andrà a vendere. C'è sempre qualcuno che vuole una mitraglietta? Cioè, certo che non viene qua in piazza una mitraglietta, chi la vuole comprare? Però già si trova da vendere. Niente, il venerdì aveva... Oh, e lo scambio cos'era? Gli doveva dare 1 milione? Gianfranco, 1 milione e una pistola? Gianfranco gli doveva dare 1 milione più una pistola 7.35, mi sa che non mi ricordo la prima. 7.35, che deve essere probabilmente la pistola che è stata trovata indosso ad Alberto Saba quando venne arrestato dalla polizia nell'ovile tra Dorgali e Ogliena. Luigi, anche lei sapeva di questa storia delle mitragliette? No. Lei era un vecchio amico di Magia? Sì, un vecchio amico, perché siamo nati quasi... Vabbè, io ho un paio di anni in più di lui, però l'ho conosciuto da piccolino.
Beh, dopo questo momento di cui abbiamo parlato prima, della tossicodipendenza, si era rimesso in carreggiata, adesso lavorava. Mi sembra che avesse aperto un negozio? No, aveva, lui lavorava come, come operaio giù al, a Porto Svesme? Porto Svesme. Porto Svesme. Sì, lui l'ho visto, era tranquillo ultimamente, stava lavorando, stava mettendo a posto questa casetta della madre perché si doveva sposare. Per noi era tranquillo, era un ragazzo troppo tranquillo, anzi. Quindi non sa immaginare i motivi di questo incontro, tranne quello che poi ha sentito? Sì, queste cose qui le ho sentite la mattina dopo, quando era venuto mio cugino, che erano molto amici anche con mio cugino, e ha sentito, ha detto mio cugino, lo sai che è morto Gianfranco, l'hanno sparato, e basta, non, di altre cose non sappiamo. Questo dunque era Gianfranco Magia, e abbiamo un po' definito i contorni della personalità di questa persona, giovane, che aveva avuto dei trascorsi piuttosto burrascosi, aveva avuto anche qualche furtarello al suo attivo, quindi aveva patito un attimo il carcere. Tant'è vero che poi la sorella ci racconterà dove e come gli era stato fatto il tatuaggio che avete visto nel filmato. Ma a questo punto passiamo dall'altra parte della barricata, cioè passiamo dalla parte di Alberto Saba, cioè l'omicida, quello che è stato condannato a 28 anni di carcere. Noi questa mattina siamo andati al suo paese, a Nugis, e abbiamo parlato con il padre e con la madre. Il padre è il signor Marcello Saba, ecco la registrazione. Signor Marcello, quella sera, la sera del 28 settembre del 1990, suo figlio Alberto, secondo lei, dove era? A casa era. E quando si è ritirato? Si è uscito verso le 7 del 29, che sarebbe il sabato mattina. E si è reso latitante? No, quando era tornato a casa il venerdì sera, a che ora era tornato? Verso le 13. Verso le 15. Ed era rimasto a casa. Il giorno dopo è sparito, si è reso latitante. Perché, se era innocente, è andato via? Ma lui non è che sia andato via perché abbia fatto qualcosa di brutto. Lui è uscito per conto suo per farsi vari giorni di ferie, pochi giorni di ferie. Nel frattempo lui ha sentito le accuse che le sono state rivolte. Per questo motivo lui non è rientrato. Lo hanno trovato poi in un ovile molto lontano. Lo hanno trovato in un ovile, secondo quanto mi è venuto a dire. Due anni dopo. In questi due anni si era mai fatto vivo con lei? No. Non gli aveva mai telefonato? Noi non sapevamo neanche se era vivo o morto. Di lui non sapevamo proprio nulla. Si era detto che era andato all'estero, però il passaporto, lei mi ha detto poco fa che era qui e l'ha preso la polizia. All'estero non poteva mai andare perché il passaporto l'ha lasciato qua a casa, e il passaporto è stato preso dalla polizia. Signor Marcello, lei che cos'è che chiede? Io chiedo che venga rifatto il processo, in modo che lui venga sentito, veduto e sentito. No, perché lo hanno condannato senza vederlo, senza averlo mai sentito. E queste condanne sono ingiuste, secondo me. Quindi lei... È questo che io voglio, la revisione del processo. Vuole dunque la revisione del processo Marcello Saba, il padre di Alberto. Noi qui abbiamo i fratelli Antonio, Rita e Paola Magia. Antonio, anche lei è d'accordo che il processo venga rifatto, al di là del fatto che non si può con la legge così com'è? Io direi che dovrebbero dare la possibilità di nuovo ad Alberto Saba di fare, diciamo, un altro processo, in modo che anche noi diciamo abbiamo la possibilità di sapere in effetti cosa è realmente successo nel luogo che è avvenuto l'uccisione di mio fratello. Quindi avere la possibilità anche di sapere spiegazioni da lui direttamente, come mai, perché, cosa è successo, se era da solo, non lo so, quello che potrebbe aver fatto scaturire la scintilla, perché, per quale ragione l'ha ammazzato, per 1.300.000 lire, non lo so, che aveva in tasca mio fratello. Cioè, mi sembra una cosa assurda, e vorremmo spiegazioni appunto da questo signore qui.
Quindi diamogli la possibilità anche di appellare, in modo che anche noi sappiamo che cosa è successo in quel momento lì, perché l'ha ucciso per una fattezza del genere. Quindi scusa, voi Enrico, prego. Volevo chiederti questo: Alberto Saba ha mai spiegato, ha mai parlato, ha mai detto quello che è successo quella notte? Alberto Saba non ha mai parlato. Oggi ho avuto un lungo colloquio telefonico con l'avvocato Guiso, che è il suo difensore, è attualmente il suo legale, prima non lo era, non lo è stato durante il processo. Ebbene, mi ha detto che da quando è andato in carcere, si trova nel carcere del Buoncammino a Cagliari, non ha mai voluto parlare dell'avvenimento. Lui chiede solamente di poter rifar fare il processo. Ogni volta che incontra l'avvocato gli domanda: ci abbiamo qualche speranza? Le speranze pare che non ci siano, perché l'avvocato Guiso non solo è andato in Cassazione e la Cassazione ha detto, ha spiegato quello che abbiamo detto prima noi, ma addirittura è ricorso alla Corte Costituzionale, e la Corte Costituzionale ha allargato le braccia dicendo: non è nei nostri compiti, qui è il legislatore che deve sistemare la legge, puntualizzare un momentino per dare la possibilità anche ad Alberto Saba, cioè in pratica bisogna fare una legge apposta per Alberto Saba in maniera che lui possa andare finalmente, lui personalmente, davanti ai giudici. C'è da domandarsi per quale motivo lui non ci sia andato prima. Beh, questo sta nella sua forse estrema debolezza. Sentiremo anche la madre di Alberto, e c'è una piccola spiegazione che forse per qualcuno potrà apparire futile. Ma volevo domandare invece una cosa a Rita. Rita, che è la sorella più combattiva, i fratelli sono in tutto 5, Antonio, Rita e Paola che sono qui, Silvana che se non sbaglio sta in Germania, e Massimo, il piccolo di cui abbiamo parlato poc'anzi con il signore Ollargio. E dov'è che gli era stato fatto quel tatuaggio? Gli è stato fatto in carcere, almeno così io ricordo, quando era stato arrestato per un furto che aveva fatto, che poi al processo era stato riconosciuto anche innocente di questo furto. Gli ha fatto un ragazzo lì che era in cella insieme a lui. Oh, ma quante volte era stato arrestato prima? 2 volte. Sempre cose di furti, così. Ma era sempre nel periodo in cui si drogava? Nel periodo quando era tossicodipendente. Il periodo era poi, come avete visto, era passato e c'era stata un po' una resurrezione da parte di Gianfranco, e quindi era tornato in carreggiata. Il finale drammatico dimostra che forse qualche cosa non ha funzionato. Ma a questo punto noi non abbiamo avuto il piacere, perché non è potuta venire la signora Patrizia, cioè la mamma dei fratelli Magia, non se l'è sentita, è vero la mamma? Esattamente, cosa... Lei dice cosa venga a fare? Perché cosa? Tanto mio figlio non me lo ritorna. Suo figlio non glielo ritornano. Ecco, però Maria Saba, la mamma di Alberto, anche lei ha un grosso cruccio. Ha un figlio che ha avuto 28 anni di carcere. Sentiamo Maria Saba. E signora Maria, lei quanti figli ha? Io ho... Alberto è figlio unico, non ho altri figli. Che cosa faceva Alberto? Alberto lavorava col padre, adesso era un ragazzo poco sano, proprio in questo periodo che il ragazzo è andato a fare questi giorni di ferie, non stava lavorando. Cioè i giorni nel quale è stato ucciso il giovane Magia. Signora, che mestiere fa suo marito? Cioè, padre e figlio cosa faceva? Il mio marito è pensionato, prima cosa. Poi faceva qualche giornata così, lavorava la nostra vigna. E poi andavano a fare i braccianti nelle vigne degli altri? Sì, sì. Signora, lei che cosa vuol dire alla signora Magia? Alla signora Magia, l'ho già detto, l'ho sempre tenuta sempre vicino a me, nel cuore, al suo dolore che ha, perché so il dolore che ho io, avendo un figlio innocente in carcere, condannato a 28 anni. Poi non ho avuto mai il coraggio di andare a trovarla, il quale ho sempre desiderato di averla potuta incontrare per parlare, per dire, per chiedere a lei se lei a mio figlio lo conoscesse, perché io non conosco la famiglia Magia mai, neanche per nome, fin quando è successo questo, non conoscevo mai a Gianfranco, non ho sentito mai di mio figlio parlare di Gianfranco. E quindi non so se mio figlio lo conoscesse a Gianfranco o se non lo conoscesse. Signora, lei poi che un'altra vuole? Cosa,
che capiscono cosa vuol dire a trascorrere 28 anni in galera uno innocente. Quelli che sanno, che parlino, che parlino. Non ho niente altro da aggiungere, nulla, solo saluto la signora Magia e che Dio la dia il conforto, perché il dolore che ha avuto è troppo grande, e che dia conforto anche a me. Che dia conforto anche a me, questa è l'invocazione di Maria Saba in questo appello rivolto alla signora Patrizia. Bene, a Paola e a Rita è il compito di riferirlo alla mamma, che immagino peraltro sarà davanti al teleschermo a vedere. Sì, penso di sì. Comunque, cosa vuole che gli dica io? Lei dice 28 anni che il figlio rimarrà in carcere, mia madre dovrà stare tutta la vita che non lo vede mio fratello. Quindi io non lo so se è stato lui, se non è stato lui che l'ha ammazzato. Però se non è stato lui, che parli. Io sono contenta se rifanno il processo. Almeno dirà qualcosa, almeno anche noi avremo soddisfazione in sapere perché l'hanno ammazzato mio fratello. Paola. Io non ho niente da dire, anche io come lei vorrei che si facesse il processo di nuovo, per vedere lui. Quindi da Carbogna avete sentito un processo d'appello, che la legge, una legge modernissima che doveva portare una tutela ulteriore per le persone imputate, che invece si è trasformato invece per uno strano meccanismo in una cosa al contrario, quindi un danno per chi invece voleva essere e doveva essere aiutato. Quindi da Carbogna c'è un invito da parte non solo di chi ha il figlio in carcere, ma anche di chi ha il fratello e il figlio ucciso, su alla Madonnina, con 18 colpi di mitraglietta in faccia, uno spettacolo orrendo di cui vi abbiamo mostrato solamente alcune immagini perché altre veramente erano intrasmettibili. Ebbene, qui c'è da questa piazza, la piazza Roma, parte un appello ai legislatori perché venga modificato appena appena questa legge per poter avere un processo di appello per Alberto Saba, che se è colpevole sconti 28 anni o quanti saranno, ma se non è colpevole o non è l'unico colpevole, ebbene la fratella e la famiglia Magia lo vuole sapere. Ti ringrazio molto Enrico Morbelli, mi pare che questo appello che viene da Carbogna debba essere accolto perché è nella strada dritta della verità. Vi ringrazio moltissimo e ti prego di ringraziare anche le persone che erano con te in trasmissione.